La Commissione Salute e Lavoro, nella seduta di giovedì 20 ottobre, ha ascoltato i rappresentanti del mondo editoriale e del giornalismo abruzzese allo scopo di approfondire e migliorare i progetti di legge sul tema del sostegno all'editoria. Due provvedimenti simili, uno a firma del consigliere Maurizio Di Nicola, l'altro sostenuto dai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con Di Pangrazio primo firmatario. I commissari hanno sentito i pareri del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, del Sindacato dei giornalisti, del Corecom, dell'Organizzazione di categoria Eranti Corallo e dell'Associazione delle radiotelevisioni europee associate. Entrambi i sostenitori dei progetti hanno espresso la volontà di pervenire ad un testo unico con la possibilità di accogliere alcuni dei suggerimenti dei soggetti intervenuti. Ascoltiamo ora l'intervento reso a margine dell'audizione in commissione del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Noi riteniamo che la dotazione finanziaria probabilmente è da rivedere, perché incide scarsamente, così come è impostato nei due progetti di legge presentati, può incidere scarsamente per la ripresa e il riavvio del settore in Abruzzo, del settore dell'informazione, e abbiamo potuto anche in questo caso constatare che c'è una grande volontà politica di riuscire a trovare dotazioni nuove, dotazioni più consistenti per dare un contributo serio al settore.